Continuiamo a chiederci da dove è nato il Magnificat. Qual è la fonte, la sorgente? È Nazareth. Maria, a un certo punto, direi, potremmo dire, che le cade il mondo addosso, perché lei scopre di essere la madre di Dio. E Maria, dopo l'Annunciazione, non esce per strada, come dice il Cardinal Comastri, a dire: vedete, io sono una prediletta del Signore, il Signore mi ha scelta per essere la mamma dell'Emanuele. No, Maria continua a vivere nel silenzio. Maria continua a vivere la vita normale, ad essere la fanciulla di sempre. La fanciulla, direi, obbediente, innamorata della famiglia, innamorata della sua fede, innamorata di questo piccolo villaggio che è Nazareth. Ma fa una cosa particolare. Lei si mette in viaggio. Si mette in viaggio e raggiunge la casa della cugina Elisabetta, che si trova ad Ain Karim. Tra Nazareth ed Ain Karim c'è una distanza di circa 150 chilometri. Oggi 150 chilometri noi li percorriamo in un'ora e un quarto, un'ora e mezza, secondo i mezzi che prendiamo e la velocità che prendiamo e anche i limiti di velocità che dobbiamo rispettare. Ma a quell'epoca era un viaggio molto, molto faticoso. Ma Maria lo fa e va da Elisabetta. E qui sappiamo cosa succede. Quando Elisabetta vede Maria, le dice: benedetta tu fra le donne. E Maria esplode in questo canto del Magnificat. Allora il contesto, la culla, possiamo dire così, del Magnificat è l'amore, è la carità. Maria lascia la sua casa di Nazareth, si mette in movimento, in cammino, per andare ad aiutare la cugina Elisabetta, che aspettava un bambino, e cioè Giovanni Battista, nonostante, come dicono i Vangeli, tutti sapevano che Elisabetta fosse sterile. Vedete come è importante riflettere. Maria riceve l'amore, fa esperienza d'amore, e questa esperienza d'amore esplode in un canto. Quando io faccio esperienza dell'amore, indipendentemente se sono credente, se sono cristiano, o se sono di un'altra religione, o se sono ateo, quando io faccio esperienza dell'amore, io faccio sempre esperienza di Dio, anche se io non l'ammetto. Perché, come noi leggiamo nella Scrittura, Giovanni ci dice che Dio è amore e che quindi quando noi viviamo l'amore, quando noi doniamo amore come Maria, questo amore ci fa fare, ci fa toccare Dio. E allora vedete come il Magnificat di Maria ci insegna a rispondere a una domanda. Quanti di noi diciamo: Signore, io ti voglio toccare, Signore, io ti voglio vedere, Signore questo, Signore quest'altro? Vogliamo vedere Dio, vogliamo toccare Dio, vogliamo fare esperienza di Dio? Bene, amiamo, semplicemente amiamo, mettiamoci al servizio, andiamo incontro a chi ha bisogno, doniamo un sorriso, doniamo una speranza e noi toccheremo Dio e come Maria canteremo il Magnificat di questo incontro. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!